Se Dio esistesse, ci sarebbe meno male sulla terra. Se questo male esiste, o è Dio stesso a volerlo, ed ecco allora un essere barbaro, o non è in grado di impedirlo, ed ecco un essere debole. Enrico Frattaroli, regista teatrale, da tempo percorre la strada del teatro di ricerca. Perché ha deciso questo percorso? Per il modo in cui ho iniziato. Il mio primo lavoro si basava sul monologo interiore di Leopold Bloom, tratto dall'Ulisse di Joyce. È un monologo molto particolare, che non era un monologo in realtà, ma era un polilogo, era un insieme di voci. E quindi fu proprio quell'approccio, quel voler tradurre in teatro questa cosa così singolare che era un monologo polifonico. E quindi diciamo la partiturizzazione delle voci, il mescolamento tra la voce e la musica, come se fossero tutti parte di uno stesso testo. Ecco, partiamo a Bovo però. Come nasce la sua passione per il teatro? Abbastanza casualmente, tutto sommato, anche se devo dire che le mie prime esperienze teatrali nascono forse da regista. Lei da bambino giocava con i soldatini o con il teatrino? Con il teatrino, nel senso che a 14 anni io ho messo in scena il mio primo lavoro. Poi ce n'è stato un altro e tutte e due comunque erano basati sulla musica e sul fascino del microfono, che non avevo allora a 14 anni, ma c'era comunque presente un microfono finto. La sua passione per il teatro allora è nata da... No, diciamo che poi dopo con il senno di poi uno la riconduce all'indietro. In realtà poi la ripresa invece di questa passione che avevo dimenticato comincia con il teatro d'avanguardia romano. Quindi mi trovavo a Roma in quel periodo per l'università. Primi anni 70. Primi anni 70, metà 70 per quanto mi concerne. E quindi entrai a far parte della compagnia di Giuliano Basilicò, che in quel momento provava il suo lavoro su Proust. E ho cominciato così, facendo l'attore in questo lavoro. Quindi ho recuperato diciamo, la mia passione teatrale, che nel frattempo era diventata poi passione per la musica, per cui era il tempo del beat, avevo messo su un complesso di musica, io suonavo la chitarra solista, e passando per l'arte. Tutti elementi poi che sono in qualche modo confluiti nel mio lavoro attuale, in cui c'è musica, appunto, c'è discorso, ma c'è anche immagine. Quindi diciamo gli elementi sono tutti presenti come elementi di una poetica che si è sviluppata poi nel tempo. Certo. E allora quando è venuta in lei l'idea che avrebbe voluto diventare regista? Ma io direi da subito, il mestiere dell'attore a me non piace, quindi non mi trovavo a mio agio in quel ruolo. Quindi da subito ho pensato che dovendo continuare a far teatro avrei fatto regia e infatti dopo qualche anno ho subito incominciato. Soddisfazione. Nel 2010 il Corriere della Sera le ha assegnato il secondo posto, ha assegnato a un suo spettacolo il secondo posto nella classifica dei migliori spettacoli degli ultimi 10 anni nel nostro paese, ecco. Insomma. O del primo decennio del terzo millennio. Del primo decennio diciamo. Del terzo millennio. Sì, in realtà era anche il primo italiano. Sì. Perché il primo assoluto era certo. Quello di Necrosius, in realtà. Sì, questo in qualche modo premia il lavoro su Sad. Diciamo il risultato esterno, no? Cioè, io ero soddisfatto di quel lavoro, potevo dichiararmi soddisfatto. Qualcun altro ha riconosciuto dall'esterno questo risultato e quindi mi fa piacere. Joyce de Sade, ma anche Beckett, Sofocle e Marinetti, i suoi autori di riferimento. A quale esigenza corrisponde il suo teatro? Ma in realtà le esigenze non possono essere interne. Cioè nel senso che, per esempio, Joyce fu un autore che mi colpì profondamente alla prima lettura, quando ancora avevo 18 anni. Quindi per me fu proprio l'epifania di come funziona un'opera d'arte. E quando decisi di fare regia, il primo autore a cui feci riferimento fu proprio il testo di Joyce.
Sofocle in realtà continua questo discorso sul lavoro vocale e sulla sonorità, sulla musica, perché infatti ho lavorato sull'Edipo Tiranno in greco antico, quindi come veramente un grande concerto in cui la cosa fondamentale era il suono e la scommessa di veicolare il messaggio tragico attraverso questa sonorità oscura, quindi primordiale, arcaica. Questo per esempio, questa esigenza di Sofocle, più che da me venne da Franco Mazzi, che è l'attore con il quale ho fondato una compagnia e che è sempre il protagonista dei miei lavori. Fu la sua esigenza di fare l'Edipo come suo testo di riferimento. In realtà poi aderì soltanto perché avrei potuto farlo in greco e quindi diventò una mia istanza, perché praticamente potevo ricondurla alla mia ricerca sulla voce, il suono, la musica e così via. Senta, da dove nasce però il suo interesse particolare per De Sade, che è un autore che lei elabora di continuo, è in progress? L'interesse per Sade, ecco, diciamo che invece è maturato rispetto a una situazione esterna, se vogliamo. La prima volta che io lessi Sade, ne lessi tre... Quanti anni avevo? 25, ma non lessi Sade, aprì a caso alcune pagine delle 120 giornate di Sodoma. Ciò fu sufficiente a farmelo richiudere fino al 1989. Quando decisi di riaffrontarlo, di rileggerlo. Lo lessi e da allora decisi che non avrei potuto continuare a far teatro se non passando attraverso l'opera di Sade. E infatti è un progetto che mi ha impegnato per molti anni. Io ho cominciato l'ho cominciato a studiare dall'89. In realtà la prima messa in scena, perché ne ho fatte 5, risale al 2002. Quindi 5 gradi di elaborazione, di approfondimento di questo lavoro e insieme della scrittura di Sade, insieme anche di ciò che Sade metteva in scena di me stesso, del modo in cui Sade in realtà lavorava in me. È un autore difficilissimo, è un autore che non si può leggere e capire, è un autore che, su cui devi lavorare molto perché possa lavorare molto su di te. Ma lei prevede una meta finale di questa elaborazione? L'elaborazione di Sade in realtà ha raggiunto la sua meta. Il quinto spettacolo per me è lo spettacolo definitivo. Lo spettacolo che ho presentato al Napoli Teatro Festival nel 9 e che ho ripreso simulando un voyage en Italie, quindi facendo il lavoro nel luogo in cui Sade era stato nel suo voyage en Italie reale, e quindi poi a Padova, a Bologna, a Firenze e a Roma. Lei è autore, regista e anche attore. È difficile questo esercizio, ecco, è anche difficile il rapporto con gli altri attori che lavorano con lei? Ma in realtà io mi considero un regista-autore, cioè nel senso che per me la regia, perlomeno nel modo in cui la concepisco, significa essere autori di un lavoro teatrale. Come attore io in realtà non lavoro mai come attore, io posso lavorare soltanto nei miei lavori come attore e forse è l'unico lavoro in cui io ho sentito l'esigenza di esserci dall'inizio è proprio quello di Sade, perché in quel lavoro il fatto che fossi io come lettore di Sade a mettermi in scena era indispensabile, era quindi parte integrante del lavoro poetico dello spettacolo. Però attore a disposizione o disponibile, insomma, per altre regie, no, questo non mi interessa farlo. Che ruolo ha l'attore nel processo di scrittura dei suoi spettacoli? Ma la sua funzione è quella dell'interprete. Interprete, se vogliamo, in senso anche musicale, che non è qualcosa di meno. Quindi di strumento?
Un po' di più dello strumento, perché poi in realtà è ovvio che l'attore entra con il suo corpo, con il suo immaginario e quindi cambiandolo non è che le cose restino le stesse, quindi è fondamentale l'attore nel mio lavoro. Però c'è da dire questo, che ogni mio lavoro in realtà inventa un linguaggio, cioè un linguaggio teatrale che appartiene esclusivamente a quell'opera. E l'attore in qualche modo deve ricominciare come da zero, imparare quel linguaggio che è utile soltanto in quell'opera. Franco Mazzi, che citavo prima, per esempio, è Mr. Bloom nel lavoro su Joyce, però è Edipo nel lavoro su Sofocle. In questo caso diventa, in Sade, per esempio, il filosofo. Questi tre ruoli sono profondamente diversi tra loro e non è possibile che l'attore utilizzi completamente, diciamo, il linguaggio che ha imparato in un lavoro per l'altro lavoro. Rondine? Pipistrello, probabilmente. Mi piglia per un albero. È così cieco. Eccolo là, bestiolina buffa. E cosa ha comportato l'approccio da un punto di vista teatrale a un attore così complesso? Ma nessun approccio particolare, diciamo che l'approccio è venuto da sé. Nel momento in cui già appunto sui lavori su Joyce questo particolare modo di concepirlo e di metterlo in scena esigeva un certo modo anche di recitarlo, per dire, no? E quindi è il lavoro in realtà che insegnava a noi, a me innanzitutto, in che modo metterlo in scena. Non so se sono stato chiaro. Sì, anzi, volevo chiedere, quindi dalla, come dire, bidimensionalità della carta stampata il lavoro assume una tridimensionalità mettendolo in scena? Sì, perché poi in realtà i miei lavori, che spesso sono concertistici, cioè per esempio la messa in scena del lavoro su Joyce era la messa in scena di un concerto. Quindi il concerto, che normalmente viene considerato diciamo il residuo tolta la messa in scena, in realtà per me diventava lo spazio della messa in scena e anche la scena, la situazione scenica. Quindi gli attori in quel caso interpretavano diciamo interpreti al microfono, no? Era un concerto per da camera con il pianista, la cantante, l'attore, due attrici e tutti svolgevano in quest'ambito il ruolo di concertisti. Anche il concertista era in qualche modo un ruolo da questo punto di vista. In che misura incide questa professione nella propria vita privata, reale? Per quanto mi concerne, completamente. Cioè sia registi 24 ore su 24. Sì, in questo caso per me sì, sia registi 24 ore su 24, perché l'idea, l'immaginazione che una volta che si è stati, come dire, contaminati dal virus di una voglia di mettere in scena di un autore, questa cosa continua, rode nel tempo, matura, finché non esplode la malattia e non se ne può più fare a meno. Nel divenire del lavoro, forse ci sono, non sono sempre rose e fiori, ci sono anche momenti difficili. Ecco, come si superano questi momenti? Ci sono molte spine. Sì. Spesso ce ne sono talmente tante che uno pensa di dover chiudere dopo quell'esperienza e si dice basta. Lei l'ha mai pensato? Sì, molto spesso, devo dire, soprattutto in questi ultimi tempi. Però poi non si può essere altra cosa da quello che si è, e quindi superate poi le spine, torna la voglia delle fioriture e quindi riemerge la voglia di fare. A me è sempre successo così poi in realtà. Nel momento magari si attraversano anche delle situazioni difficilissime, impegnativissime, fino ai limiti, poi però si dimenticano, si è pronti a ricominciare da capo. Comunque, Frattaroli, si vive più di soddisfazione o di denaro? Ma per quanto mi concerne, se dovessi vivere di soddisfazione, diciamo del denaro, sarei morto. No, si vive più di soddisfazioni è una grande passionali. Energia, è una grande energia. Di soddisfazioni passionali. Per quanto mi riguarda, si vive di soddisfazioni passionali, che comportano appunto tutto il prezzo
di seguire una propria passione, soprattutto quando poi magari non è condivisa, non è corrente, no? Perché il mio lavoro in realtà è abbastanza, come dire, è nel teatro, è profondamente teatrale, però io non mi sento di far parte, tutto sommato, diciamo, del teatro di giro, no? I miei lavori non girano. Lei non si sente capocomico? No, assolutamente. All'antica italiana? No. Io ho avuto una compagnia teatrale, sì, no? Fondata con Franco Manzi. È andata avanti per 8 anni. Prima da soli, poi insieme a un altro gruppo. Poi ho deciso di smettere, perché tutto il meccanismo di finanziamento del teatro attraverso il Ministero dello Spettacolo, eccetera, eccetera, ti impediva in realtà di seguire il teatro che tu volevi fare, perché l'onere amministrativo, burocratico, di impegni che questi finanziamenti esigono, ti allontana completamente, sovrastante, che praticamente poi alla fine devi fare il teatro del Ministero. Quindi io, siccome volevo fare il mio, ho preferito non avere una compagnia. Questo naturalmente ha esatto altri problemi. Però poi si è configurata in me questa, appunto, idea che io ero l'artista e che per produrre le proprie opere aveva bisogno di musicisti, di attori, di una compagnia che in realtà esisteva solo nel momento in cui c'era lo spettacolo, non aveva diciamo delle strutture, no? Istituzionali. E tutto quello che c'è da fare io lo faccio. Se ho bisogno di organizzare, organizzo. Se devo costruire anche un elemento scenografico, lo costruisco. In SAD c'è una ghigliottina funzionante, esattamente come una ghigliottina vera, però l'ho dovuta costruire io. Non è, per me è un'opera, fa parte dell'opera anche quello, no? Cioè il pittore non fa dipingere il quadro, lo dipinge lui, si mescola i colori, sporca, eccetera. E io faccio la stessa cosa. La concezione dello spazio, per esempio, che è sempre il primo elemento fondamentale anche nel teatro concerto, per me è sempre una mia idea dello spazio. Quindi anche, per esempio, con i tecnici delle luci, musicisti e così via, io lavoro sempre a quattro mani. Non affido mai la costruzione di una scenografia, costumi, musiche a un musicista e io poi le uso. Io devo in qualche modo avere in mano tutto il progetto, perché deve essere profondamente coerente. Un consiglio a un giovane che volesse diventare regista teatrale? Ma io diciamo, mi è accaduto nel tempo di incontrare dei giovani che volevano fare o gli attori o i registi. Io l'ho sempre sconsigliati, cioè nel senso che se effettivamente hai voglia, siccome costa molto, se hai voglia di intraprendere quel lavoro, nessun consiglio ti incoraggerà né ti scoraggerà. Lo farai, perché sarà indispensabile per te farlo. Perché altrimenti se uno consiglia di fare una cosa, o dà degli strumenti o dà delle vie, però qualcuno ha già cominciato a quel punto, quindi lo può aiutare a proseguire. Ma in primis, se uno ha questa voglia e non è una velleità, non può che attingere a se stesso dal mio punto di vista.